Il rapporto tra uomo e pianta risale all'origine stessa della civiltà umana, non possiamo prescindere dalla civiltà umana senza pensare alle piante. Il problema è di come appunto gestire, come è già stato detto, il rapporto tra uomo e pianta in un mondo che si è allontanato in modo tale dalla natura, per cui effettivamente ciò che ha fatto si ripercuote sulla sua stessa salute. E qui abbiamo, vado molto sinteticamente, qui abbiamo tutti i servizi che le piante ci offrono e quindi veramente per noi sono assolutamente fondamentali questi servizi, perché sono di una tale vastità, di una tale portata che non possiamo non considerarli. All'interno di queste piante nemiche e amiche possiamo considerare che le piante ci creano appunto dei problemi, come è stato già evidenziato e sul quale non mi soffermo. Certamente che questo disagio che si prova nei confronti delle piante, del verde, che può essere anche diffuso, particolarmente devo dire in Italia, questa sorta di negatività verso le piante, verso il verde è diffuso, però il problema è che questa negatività che noi percepiamo non è supportata da una corretta informazione. Quindi il primo punto da affrontare è proprio la correttezza delle informazioni. Perché sennò altrimenti succede che le persone abbiano una percezione negativa, ma questa percezione negativa non è motivata da sufficienti informazioni tali per cui le persone possano anche decidersi di muoversi in determinati spazi, però sapendo esattamente a che cosa vanno incontro. Quindi per me il primo tema è l'informazione corretta e la formazione, cominciando da un'educazione che deve partire dai bambini, perché se io vado in Germania, i bambini, addirittura a Berlino, e lo stesso posso dire da Danimarca, i bambini hanno la scuola nel bosco, cioè i bambini della scuola primaria e anche della scuola dell'asilo hanno una giornata fuori, all'aperto, si chiama la scuola nel bosco. Ma che funzioni ha la scuola nel bosco? La scuola nel bosco serve a innanzitutto recuperare quel rapporto tra uomo e natura che i bambini delle città non hanno più, e comunque a sapere dare a loro delle indicazioni corrette su come si devono muovere all'aperto, cominciando dall'infanzia. Quindi per me questo è il punto fondamentale. Poi naturalmente ci sono qui le mie osservazioni sono assolutamente generiche, perché ritengo che ci siano degli esperti, degli studiosi che hanno affrontato il tema in modo molto più complesso. Certamente che noi dobbiamo fare degli studi specifici sulla vegetazione, perché come vediamo in questa immagine naturalmente ci sono molti fattori che incidono su questi disservizi ecosistemici, e quindi va potenziata la ricerca. Quindi da un lato l'informazione ai cittadini, dall'altro la ricerca specifica, e sappiamo quanta difficoltà c'è nel affrontare e nell'avere finanziamenti che consentono di fare dei monitoraggi su lungo periodo e su vasta scala rispetto a questo tema. Quindi questo a mio avviso è un altro punto che va affrontato. Poi certamente che è già stato sottolineato da Anna Sessarego, i cambiamenti climatici portano a uno sconvolgimento globale del sistema, e quindi questo naturalmente ci pone degli interrogativi per quanto riguarda il futuro. Noi stiamo iniziando ad affrontare dei problemi, ma non sappiamo come esattamente si evolveranno, e per cui questo richiederà un'attenzione molto più profonda e specifica sul tema che stiamo trattando.
È stato appunto individuato questo valore del potenziale allergenico. Non mi soffermo sulle piante che sono già state individuate come con questo elevato potenziale. Certamente che questo pone dei problemi dal punto di vista paesaggistico. Questo è il viale di 5 km che da Castagneto Carducci arriva a Bolgheri. Certamente che questo tipo di struttura paesaggistica non la possiamo eliminare, perché fa parte dell'identità nazionale. Quindi anche in questo caso bisogna veramente riuscire a conciliare le diverse esigenze. E vi faccio vedere quest'altra immagine. Qui siamo negli anni 90 a Londra, e questo è il che vedete, questo signore biondo non è il sindaco di Londra che conosciamo, ma era il direttore dei Royal Parks di Londra, e vedete che qui il Light Park è diventato un parco di graminace. Allora qui si presenta un altro problema, il problema della manutenzione associato al problema della salute. Allora, in questo caso ci sono addirittura più problemi che si intrecciano, perché avevano già iniziato a fare queste sperimentazioni per ridurre i costi di manutenzione, e perché naturalmente sappiamo benissimo che tutti gli enti pubblici, per quanto riguarda il verde, hanno dei problemi grossi di manutenzione. Dall'altra, questo era in quest'anni. In questi anni si affrontava questo tema. Adesso invece sono stata la scorsa estate a Wakehurst, che è un bellissimo parco gestito dai Kew Gardens, quindi la maggiore istituzione scientifica per quanto riguarda la botanica e il verde, e lì appunto invece stanno programmando questo tipo di sperimentazione, perché la perdita, come è già stato detto, di insetti impollinatori, di tutto un ecosistema di diversi elementi che lo compongono, porta poi a un impoverimento tale del sistema, per cui non abbiamo poi neanche più la possibilità di impollinare le piante da frutto. Quindi veramente qui i problemi sono molteplici. Devo fare anche un'altra osservazione. Oggi come oggi abbiamo questa tendenza progettuale per cui le graminacee, proprio perché a bassa manutenzione, perché resistenti all'aridità, perché non richiedono apporto idrico, diventano elementi protagonisti della progettazione, e addirittura vediamo che negli Stati Uniti, nel centro Europa, queste piante vengono molto usate anche negli spazi urbani, dove c'è anche una ricerca di in qualche modo innovazione, proprio per sollevare sempre le amministrazioni dai costi di manutenzione. Quindi questo aspetto, va che qui in Italia è ancora molto marginale, ancora poco praticato, va comunque affrontato, perché certamente che la scelta di queste piante comporta dei problemi. Per il Nord Africa, cioè per il Nord Africa, sicuramente la palma da datteri, proprio perché lì avviene l'impollinazione, è uno dei temi fondamentali per quanto riguarda le allergie. Nel Nord Africa le allergie sono principalmente dovute alle palme da datteri. Noi qua non abbiamo questo problema, anzi le palme ci spariscono per il punteruolo rosso. Comunque anche qui si tratta di paesaggi culturali, cioè abbiamo a Bordighera i palmeti più significativi per quanto riguarda il continente europeo, dei paesaggi che risalgono addirittura al XIII-XIV secolo, e quindi certamente questo è un problema. Ecco, direi poi che questa tabella, che è stata elaborata dal professor Ferrini di Firenze sulla base di studi internazionali, ci dà una sorta di vademecum, perché abbiamo una classificazione delle piante in base appunto a questo valore che è stato testato, e quindi io ho evidenziato in rosso
le specie che nella nostra regione sono le più comunemente usate. Certamente che se pensiamo che la Liguria è caratterizzata dagli oliveti ed è riconosciuta a livello internazionale proprio per queste bellissime, meravigliose immagini che tutti i turisti conservano nella memoria di terrazzamenti ad oliveto, dovremmo abbattere gli oliveti. Vi devo dire che in realtà c'era stata un'idea di abbattere gli oliveti, perché il fratello di Thomas Embury, fondatore dei famosi giardini Embury a Bordighera, col professor Strasburger, che era un professore, un botanico eminente e illustre, avevano pensato di sostituire gli oliveti del ponente ligure con gli eucalipti, perché l'eucalipto aveva, soprattutto per il fatto che la riviera veniva frequentata da persone con patologie molto gravi polmonari, quindi che venivano qui per morire o eventualmente per guarire, pensavano che bonificare l'intero ponente con gli eucalipti fosse una soluzione al problema della salute. Fortunatamente devo dire che non sono stati espiantati gli olivi e non sono stati... No, no, il professor, il dottor Bennett, che è un medico di Londra, a cui erano stati dati pochi mesi di vita per la tubercolosi, è venuto a Grimaldi e ha sperimentato su se stesso un regime di cura che è fondamentalmente basato su un'alimentazione di un certo tipo e sull'esposizione all'aria aperta, che lo ha guarito. Lui ha scritto Winter and Spring on the Mediterranean Shores e dedica vari capitoli alla cura di pazienti che sono affetti da patologie polmonari, proprio perché questo clima consentiva, in un periodo in cui non esistevano ovviamente i farmaci adatti, consentiva di raggiungere la guarigione. È interessantissimo leggere, penso che io lo leggo naturalmente da un punto di vista paesaggistico, ma un medico leggendo questi capitoli può evidentemente trarre delle naturalmente conclusioni sulla base delle ricerche più avanzate. Ecco, problema delle piante, l'ailanto, allora è già stato detto, non mi soffermo, qui entriamo nel tema della manutenzione, che ho visto che è già stato ampiamente sottolineato, quindi non mi soffermo. Certamente che è evidente che se io non comincio a estirpare gli ailanti quando sono plantule, ma li lascio diventare degli alberi, evidentemente il problema non sarà risolto. E questa appunto il rapporto tra pianta e medico a Cossa, dove troviamo la Asclepion, dove troviamo la fondazione della medicina, e ci dicono i testi antichi, ci dicono molte cose sulle piante. Quindi per ora io ho affrontato le piante nemiche, ora vediamo le piante amiche. Quando è che le piante diventano amiche? Quando l'uomo altera il contesto e quindi si creano dei problemi di stravolgimento ambientale. Qual è la soluzione? La soluzione è il verde, dotare le città di verde per consentire alle persone di vivere meglio. E qua abbiamo appunto varie sperimentazioni, abbiamo i servizi ecosistemici sui quali non mi soffermo, i benefici ambientali degli alberi che conosciamo e anche delle stime che fanno capire quanto a parità di costo per un albero, consideriamo gli alberi perché sono gli elementi più nobili, più importanti del verde urbano, i benefici che si hanno per cittadino. E per cittadini. Addirittura ci sono questi tipi di ricerche che qui vedete evidenziate che portano a dire che le piante hanno effetti benefici dal punto di vista terapeutico. Si è parlato degli healing garden, ma si fanno addirittura questi ceiling, questi soffitti nelle camere operatorie o nelle sale di esami invasivi proprio per tranquillizzare e calmare i pazienti, perché è stato visto che il verde aiuta moltissimo e qui in Giappone hanno evidenziato questi aspetti.
proprio della salute, uomo, piante e salute. Ci sono moltissimi articoli scientifici che lo testano e con questo io concluso e vi ringrazio. Grazie. Ringraziando anche gli alberi che sono i nostri più antichi fratelli. Grazie mille professoressa, grazie.